Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui Giovispo che vi parla, benvenuti nel recap della mia weekend league. Ragazzi, vi dico già che il risultato è sicuramente deludente. Ma prima di iniziare questo video recap, e poi mi direte anche voi come è andata la vostra weekend league, vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. Il link non si so, ce li trovate qui in descrizione. Allora, la squadra che state vedendo è una delle squadre che ho utilizzato in questa weekend league. Sarà perché ho utilizzato tre squadre diverse, due, tre squadre, anche forse quattro squadre diverse in questa weekend league, il motivo del risultato. Ma una di queste squadre è questa, l'ho già utilizzata e diciamo questa volta ho avuto delle difficoltà. Non riesco a capire il motivo, magari ho sbagliato l'approccio difensivo anche per via della patch nuova che è uscita, che veramente risulta molto più complesso difendere. Io non so perché stiano facendo tutto ciò. Cioè ragazzi, ok, dobbiamo giocare, però ci dobbiamo divertire. Però se poi difendere diventa sempre più difficile ad ogni patch che esce, cioè non capisco il nesso. Io ho capito che bisogna essere bravi, ok, ma è pur sempre un gioco, è un gioco competitivo ragazzi, quindi c'è poco da fare. Forse perché anche comunque non ho giocato tante partite in settimana e quindi poi mi sono catapultato in Weekend League e quindi dovevo fare un po' di allenamento. Quello è anche uno dei motivi. L'altra rosa che ho utilizzato è una full Serie A, questa qui, con Quagliarella, Gomez, Belotti. Avevo messo anche Icardi, Milinkovic, Savic e un neacquisto. Mi sono trovato bene, 4 partite e 2 gol. Niente male ragazzi, niente male. È una Serie A totalmente Serie A con Albiol e altri. Cancelo, poi Lozano ragazzi, wow, da sub è davvero incredibile. Mettete verso il 45, ma nemmeno verso il 70esimo, e corre come un pazzo e spacca la difesa avversaria. Davvero ve lo consiglio come sostituto a partite in corso, più verso il secondo tempo, verso il 70esimo circa. E ora vi faccio vedere il risultato di questa weekend league da parte mia. Allora, c'è molto rammarico. E la classifica è argento 1. Un vero schifo. Quando l'altra volta con 28 partite avevo raggiunto tranquillamente oro 2, ragazzi. Questa volta argento 1, davvero deludente, deludenti, sono deluso ragazzi. L'ultima partita l'ho persa, mi sa verso il finale, stavo vincendo, pareggiando, non mi ricordo di preciso, ma l'ho persa. Vabbè, cosa davvero brutta, un solo pacchetto, scelta giocatori, pazienza ragazzi, pazienza, nemmeno due, cioè una vittoria mi mancava, però ho sbagliato anche io. Poi comunque vi dico com'è andata in generale dei gol subiti, davvero tanti, fatti 79 gol in 30 partite, invece subiti 70 gol. Ho avuto davvero tante difficoltà nel non subire gol, però ho fatto se no 3-4 partite con rete inviolata ragazzi, davvero male, male, male a livello difensivo. I quit da parte delle avversarie sono stati 6. Le mie vittorie 13, perse ovviamente 17, quit miei, e qui ci sta 4 volte ho quittato, e ho avuto 2 disconnessioni. Ragazzi, una weekend league davvero deludente. Deludente perché a volte ambivo anche a loro 2, a loro 1, scusate. Ma questa volta proprio argento 1 è stato uno scempio totale. E io l'ho notato subito da come è iniziata la weekend league che non sarebbe andata a finire bene. Già me l'aspettavo un risultato del genere, ma arrivare ad argento 1, nemmeno ad oro 3, è stato davvero una delusione totale, una delusione incredibile ragazzi, incredibile. Ma ditemi voi cosa avete fatto in questa weekend league, in che posizione siete arrivati, se è stata una weekend league interessante, se non lo è stato. Ditemi quale squadra avete utilizzato, se avete dei consigli su delle squadre da utilizzare per la weekend league, dei giocatori per la weekend league. E poi vedrò magari di provare, di ascoltare e di mettere in pratica tutti i vostri consigli. Io leggo tutti i commenti ragazzi, li leggo tutti.
E detto ciò, vi saluto, vi ringrazio e se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Alla prossima.